stamattina un nuovo incontro in prefettura per quanto riguarda l'emergenza dell'umido e si riparla dell'ipotesi di far ricorso allo STIR. Su questo però l'assessore Penna ha detto che la posizione del comune di Avellino è decisa, e cioè non accoglieremo nulla che non abbiamo prodotto noi, e quindi va bene lo STIR ma soltanto per l'umido prodotto dal comprensorio del capoluogo e dei comuni contermini. Il comitato che opinione ha in merito? Il comitato parteciperà alla conferenza dei servizi del 15 di giugno, e in quella sede esprimeremo la nostra opinione, cioè abbiamo una ferma contrarietà a qualsiasi impiego dello STIR. Si era parlato nei giorni scorsi di un utilizzo in modo provvisorio per qualche settimana, questo ovviamente non ci trovava contrari, perché non è questo il problema. Il problema è che a nostro avviso si apriva la strada verso un impianto di compostaggio, mega impianto di compostaggio nei pressi dello STIR, e a questo noi eravamo, siamo e resteremo contrari. Indipendentemente dall'impianto, stamattina si è anche profilata l'ipotesi che, limitatamente alla trasferenza, questa gestione emergenziale immaginata fino a fine anno possa essere una sorta di prova generale, diciamo, di quello che sarà in futuro la gestione della trasferenza nel comprensorio del capoluogo. Quindi anche questo vi trova contrari? Ci trova contrari, ma il problema è un altro, è che noi siamo a 10 anni. Da 8 anni dall'esistenza di Irpini Ambiente stiamo discutendo ancora di come fare la trasferenza di una raccolta differenziata che non esiste sostanzialmente, e quindi c'è una gestione fallimentare del sistema dei rifiuti, perché ci si è appoggiati ai privati. Nel momento in cui i privati sono stati attenzionati e in qualche modo sono stati evidenziati problemi di gestione, a quel punto il giocattolo si è rotto e non si sa più come fare almeno la trasferenza. Questo è il punto. Eppure esistono in tutta la provincia tante isole ecologiche che opportunamente attrezzate potrebbero essere utilizzate, e questo non lo si è fatto né si pensa di farlo. Rispetto al futuro, alla necessità appunto di ricorrere a siti più piccoli, non diciamo impianti ma almeno siti per la trasferenza, voi insomma sareste favorevoli ad una distribuzione anche di siti molto piccoli ma su tutto il territorio? Purché ci siano le condizioni di ecocompatibilità, che non ci sia inquinamento, non ci sia percolato che va nel terreno, nei fiumi, diciamo che sia tutto in regola, perché no? Noi abbiamo detto anche di essere favorevoli ad esempio alle biocompostiere, perché ci sembrava una soluzione alle tante piccole realtà della nostra provincia che potevano concorrere a risolvere il problema dell'umido.